Enrico Papi senza filtri. Vi dico la verità, sono fluido. Enrico Papi, dopo essere stato opinionista all'Isola dei Famosi, potrebbe tornare al timone della Pupa e il Secchione. Ancora non vi è nulla di definitivo, ma sembra essere un periodo particolarmente fortunato per il conduttore. Non solo professionalmente, ma anche nella vita privata. Proprio Enrico ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, dove ha parlato del matrimonio con Raffaella e non solo. Papi e la moglie hanno appena festeggiato i 25 anni d'amore e il conduttore ha svelato qualche curioso retroscena sul loro privato. Il 58enne ha spiegato che, dopo così tanti anni insieme, la passione cambia. Ha poi aggiunto che non crede nella fedeltà e che quindi, se mai dovesse succedere, perdonerebbe un eventuale tradimento della moglie. Secondo il pensiero di Enrico, la fedeltà appartiene allo spirito e non al corpo, e che l'essere umano non è nato per essere monogamo. Questo ovviamente è il suo pensiero, ma ha anche ammesso che nella coppia può sempre succedere di tutto. Le cose possono pure cambiare. Pure il suo pensiero. L'importante è che non venga mai meno il rispetto. Parlando del suo rapporto con la moglie, ha ammesso di essere stato fortunato, visto che ha accanto a sé una donna intelligente. Loro due hanno la fortuna di compensarsi. Lei è pratica e risolutiva, mentre lui è più visionario. In alcuni momenti sono complici, in altri amanti, in altri ancora amici. Insomma, un connubio che sembra funzionare, visto che hanno tagliato il traguardo dei 25 anni di amore. Le confessioni intime di Enrico Papi. Ma le confessioni di Papi non sono finite qui. Il 58enne ha dichiarato di essere fluido e di non amare le etichette. Di questo ne ha parlato anche ai suoi figli, ai quali ha insegnato prima di tutto il rispetto e ad inseguire sempre la felicità, qualunque essa sia. Forse non tutti sanno che Papi e la moglie hanno due figli, Rebecca, nata nel 2000 e Jacopo, nato nel 2008. Dei figli e della vita privata di Papi, almeno sino a questa intervista, si sapeva ben poco. L'intera famiglia vive a Miami già da qualche anno. Entrambi i figli hanno un legame speciale con il loro papà e appaiono spesso con il loro celebre genitore negli scatti che lui posta sui social. Jacopo e Rebecca però, non sembrano affatto interessati al mondo dello spettacolo e sono molto riservati. Proprio come la madre Raffaella. Detto questo, vi hanno stupito queste dichiarazioni di Papi? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.